Benvenuti alla 167esima puntata di Pillole al Montecitorio, nella settimana che va da lunedì 21 a giovedì 24 maggio. Lunedì 21, come di consueto, le discussioni generali, intanto sulle proposte di legge che modificano l'articolo 191 del codice civile, e in particolare più conosciuto il tema è il divorzio breve, cioè l'accorciamento dei tempi per poter divorziare. Poi ci sono state le discussioni generali su due gruppi di mozioni, la prima riguardante le iniziative per la tutela del diritto all'obiezione di coscienza in campo medico e paramedico, e il secondo gruppo concernente iniziative per la negoziazione di accordi bilaterali con paesi non appartenenti all'Unione Europea in materia di tassazione del risparmio, con particolare riferimento alla Confederazione Elvetica. Dalla giornata di martedì, come avevamo previsto, ci siamo occupati di finanziamento pubblico, però anziché iniziare il martedì la mattina come previsto, la mattina è stata dedicata a due informative, una del ministro Cancellieri sull'attentato di Brindisi e l'altra del sottosegretario Catricalà a proposito del terremoto in Emilia-Romagna e parte della Lombardia. Quindi abbiamo iniziato la discussione del testo sul finanziamento pubblico, rimborsi elettorali e quant'altro a partire da martedì pomeriggio. Si è votato sia martedì pomeriggio che mercoledì nella mattinata che mercoledì pomeriggio, e abbiamo concluso il provvedimento giovedì con gli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finali. Avete già letto tutto, saputo tutto sul testo di questo provvedimento sul finanziamento pubblico. Io mi sono già espresso in altre puntate di Pillole al Montecitorio, in aula e con voi tutti, quindi mantengo certamente tutte le mie perplessità su questa legge. Ho ritenuto mio dovere votarla innanzitutto perché comunque produce un taglio dei fondi pubblici ai partiti, e questo comunque è un fatto positivo, e poi perché, come sapete, io penso che le battaglie vanno fatte all'interno degli organi di appartenenza. In particolare ho portato avanti un'iniziativa critica nei confronti di questa legge all'interno del gruppo, ma finché esistono degli organi democratici nei quali democraticamente la maggioranza assume una posizione, non vi sono alternative: o si segue quella posizione, ancorché avendo un pensiero di minoranza, oppure si decide di uscire, ma non credo che sia giusto avere delle posizioni ballerine all'interno di un gruppo nel momento in cui questo democraticamente assume delle decisioni. Ma ovviamente questa è la mia opinione. Vedremo che cosa farà il Senato di questa legge, e la settimana prossima ci avremo temi importanti, in particolare il provvedimento sull'anticorruzione, della cui discussione generale comincerà lunedì, e poi da mercoledì i voti, e ci sarà quel famoso articolo introdotto con un mio emendamento sui fuori ruolo, sul quale certamente tornerò non solo nella prossima puntata di Pillole al Montecitorio, ma certamente anche in aula e in ogni occasione possibile. Per ora è tutto, vi auguro un buon fine settimana.